Salve a tutti ragazzi, belle brutti e iscritti più brutti, bentornati su Giovecca di Spo. Io sono Jimmy Spo e questo è un vlog sulla situazione del canale. Ho notato che i video stanno ricevendo poche visualizzazioni. Allora, nei commenti che mi avete fatto nello scorso video della serie Scontrata Titania ho capito anche il perché. Perché sto facendo video che sostanzialmente non servono a un cazzo, detto papale papale, e io lo so. Sto continuando la serie Scontro tra Titani perché ci siamo presi un impegno, io e Tommy, di far finire la terza stagione prima dell'uscita di FIFA 15. Naturalmente con FIFA 15 si faranno nuove serie, forse non ci sarà, anzi, non ci sarò più in collaborazione con FIFA Carlo Fortinita perché lui è passato su PlayStation 4, io sto ancora su PlayStation 3 e non so ancora per quanto tempo. Comunque, non è questo il problema è che state guardando pochi video. Allora, una premessa, io preferisco avere 100 iscritti che mi fanno 100 visualizzazioni a video, cioè, quei 100 iscritti sono pochi, ok, ma tutti quei 100 iscritti mi guardano il video che faccio. A me questo importa, essere pochi ma buoni, ovvero essere 200 iscritti, 150 visualizzazioni. Se ho 10.000 iscritti ma ho 500 visualizzazioni, a cosa mi serve? Non serve a niente, perché se uno fa video, se io faccio video è perché mi piace fare video, perché voglio farveli vedere a voi, voglio farvi ridere. Anche se alcuni sono un po' diversi, non faccio ridere sempre, però so che quando mi arrabbio voi ridete. A me questa cosa piace farvi ridere. Io mi arrabbio, è vero, do colpa al gioco, è vero, però anche ammetto quando è che sbaglio. Cioè, uno sbaglio, per esempio, che non passa a quello, passa a quell'altro e mi fanno gol, non rammarco, dico perché non ho marcato bene tra me e me. Poi che altro posso dirvi? Volevo chiedervi se volete continuare a seguirmi, seguitemi, io non vi obbligo a rimanere, se volete disiscrivetevi, non posso obbligarvi a rimanere iscritti a questo canale. Se volete continuare a seguirmi, continuate a seguirmi, supportatemi, lasciate quanti più likes volete e se volete vedere qualche serie in particolare naturalmente commentate. Se volete commentare anche con qualche miglioramento che potrei fare a livello di editing di video, a livello di grafica, a livello di montaggio, a livello di audio, l'audio ancora, penso che vada bene. Se non va bene ditemelo. A livello di commento durante le partite, ad esempio. Poi mi è arrivato anche un altro commento della compravendita. Allora, il video lo sto preparando. Non voglio portarvi un video fatto a cazzo, nel quale non faccio vedere che ho venduto giocatori, non faccio vedere niente. Voglio portarvi un video nel quale vedete che ho venduto giocatori. Perché a che serve fare compravendita? Se non si compra e non si vende, non serve un cazzo. Dunque, poi, come parlo io? Io parlo in maniera... Forse sì, so che sbaglio nel parlare, però... Sarà l'emozione, sarà... non so. Perché quando io faccio un video mi emoziono. Io provo emozione nel fare video. Eh sì. Non so se ad alcuni capita, ma a me capita. Nel video mi emoziono. E quindi l'emozione può fare brutti scherzi. Purtroppo. Che altro potrei dirvi? Naturalmente, se volete continuare a seguirmi, seguitemi, mi fa piacere. Se non volete farlo, non fatelo, disiscrivetevi, mettete dislike, però diciamo non preferisco tanti dislike, oppure se mettete un dislike spiegatemi il motivo del vostro dislike e cerchiamo una soluzione. Per esempio, ho messo dislike perché il video non era coinciso con l'audio. Allora dico, allora è colpa mia, ho sbagliato io nell'editare, la prossima volta cercherò di fare meglio. È perché questo bisogna fare quando si fanno video per YouTube, su YouTube e per gli iscritti. Continuare a
migliorarsi sempre, ogni giorno di più, perché non si smette mai di migliorarsi. Soprattutto in questi campi informatici, di questi video, non si smette mai di imparare e di migliorarsi. Ecco, questi sono commenti che voglio vedere. Non voglio vedere commenti che sei un merdoso, sei un coglione, sei uno stronzo, sei questo, sei quello, perché non offendete il mio essere YouTube, offendete la mia persona. A nessuno piace essere offeso. Naturalmente, se io poi facessi una cosa brutta contro un'altra persona, mi sentirei pure io male. Cioè, avere un po' di coscienza anche nel commentare. È facile parlare dentro un commento. Io non voglio fare una discussione a livello mondiale. Io voglio solo che i commenti siano mirati a migliorarmi, che siano commenti sensati, con una logica, senza offendere, perché se offendi non si risolve nulla, anzi, fai solo arrabbiare un'altra persona, secondo me. Non c'è niente da ridere in un'offesa, almeno a mio parere. Voglio vedere commenti, anche qui sotto nel video, commenti veramente che possono aiutare me a migliorare e voi a continuare a seguirmi. Se non volete continuare a seguirmi, ve lo ripeto, non seguitemi, se vi sto sul cazzo mettete dislike, disiscrivetevi. Naturalmente non posso essere simpatico a tutti, questo è scontato. I pochi iscritti che ho, che poi per me non sono pochi, 900 iscritti, 940, 46, non sono pochi sostanzialmente. Perché se si fa come ho detto prima, voglio avere pochi iscritti ma buoni. Ora ho 946 iscritti, perché io controllo sempre se si iscrivono altri oppure no, con massimo 150 visualizzazioni. A me, sinceramente, non va tanto a genio. Allora, io voglio avere 400 iscritti con la metà, 200 visualizzazioni. Avere 900 iscritti con neanche 450, con 400 visualizzazioni, 350. A me farebbe felice che più persone guardino il mio video. Se non vi piace il video, ditemelo, lasciate un bel non mi piace, naturalmente, se non vi piace, non mi piace. Se avete dei consigli da fare in quel video e in tutti i video che faccio, lasciate il commento direttamente su quel video, io li leggo i commenti, mica sono scemo che non li leggo. Mi arriva la notifica col campanellino, io li leggo i commenti. Poi quando non rispondo perché non mi va di accendere il fuoco, oppure non serve rispondere, ecco perché. Quando mi contattate su Facebook, sulla pagina, per esempio vi rispondo. Potete già confermare voi che vi rispondo. Cioè, io voglio essere sempre disponibile per i miei iscritti. Voglio dare il massimo. È vero, sì. Nell'ultimo periodo mi sono un po' lasciato andare facendo due o tre video al giorno, di cui inutili. Ma ora voglio essere e fare video che vi piacciono e che servono. Compravendita, squad builder, player review, anche se alcuni dicono che non so farle, ma piano piano posso migliorare nel fare le review. Nessuno ha fatto la prima review del suo canale senza commettere errori, nessuno, perché tutti commettono errori. Dunque, detto ciò, questo vlog si conclude. Commentate se volete aiutarmi, disiscrivetevi se non volete vedere più i miei video, e dunque ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!